È un batuffolo biondo che abbraccia il papà, ma pure un'altra famiglia, quella di cuore amico, uno dei simboli di questa giornata, quella dell'incontro, con la consegna degli assegni ai genitori dei piccoli della 10ª edizione. Oggi quello che ci fa particolarmente piacere è incontrare le famiglie. Quando noi diciamo che dietro questo progetto così diffuso, così sentito, così partecipato dall'intera comunità salentina che si stringe intorno a questo marchio, intorno a questo cuore colorato che è un simbolo oramai straordinario, rappresenta uno dei valori più alti, consentitemelo, della nostra comunità salentina. Questo valore della solidarietà, della sussidiarietà, della fratellanza, dove mettiamo al centro i bisogni dell'anello debole della nostra comunità. All'Hilton Acaia Golf Resort c'è emozione, un po' di commozione, di certo senso di fratellanza. Ed è questo il risultato più importante, al di là dei numeri, che pure chiariscono la grandezza del progetto Salento Solidarietà. Sono 24 gli assegni che serviranno a dare un contributo ad altrettante famiglie in difficoltà di Lecce e di Brindisi, su un totale di €483.850, somma record raccolta quest'anno, che assieme al saldo residuo del 2009 sale a €528.110, 1 miliardo delle vecchie lire nel segno della solidarietà. Non è poco. Da Benedetta, Toni, Giulia, Melania, fino ai più piccoli, Mattia, Vincenzo di 3 mesi e Martina di 20 giorni e molti altri ancora. La firma sancisce un dono reciproco, quello del Salento alle famiglie, ma soprattutto il loro alla comunità, a cui insegnano che attorno ai disagi si possono e si devono sviluppare valori importanti. Le famiglie ci fanno ricordare e oggi è l'occasione più bella perché c'è questo incontro diretto con queste famiglie, con i bambini, con queste storie che abbiamo incrociato in questo periodo dell'anno in cui abbiamo dedicato attenzione al progetto Cuore Amico, e queste famiglie ci ricordano e ci richiamano su alcuni valori che spesso vengono dimenticati. Per cui il richiamo ha un senso del dovere che noi abbiamo sentito dal primo istante, ma che vorremmo che fosse sentito un po' da tutti. Sono 42 i bambini di questo 10º anno. Ai 35 che abbiamo conosciuto anche nella lunga diretta del 3 e del 4 dicembre si sono aggiunte le 7 deliberazioni del comitato scientifico che si è riunito negli ultimi giorni e che continuerà a farlo nei prossimi per impegnare i €76.110 ancora da erogare. E la cosa più bella è vedere che, come sempre, sono i portatori dei grandi valori, tutte le forze dell'ordine nel senso più ampio, la scuola, il mondo del lavoro, tutti quanti coloro che hanno capito che cosa vuol dire veramente lo spirito di squadra, il lottare per un obiettivo, il sacrificarsi, sono loro la loro forza più grande. Ma è pure il momento della riflessione che va fatta. All'inizio l'esperienza di Cuore Amico, portata avanti dal comitato promotore composto da Mixer Media, Gruppo Ali, Grosse Banca Popolare Pugliese, è stata caratterizzata dalla presenza di alcune grosse donazioni. Poi pian piano le contribuzioni sono diventate medio piccole, ma si è ampliato il numero dei donatori. Tradotto, significa che il progetto è riuscito a radicarsi sul territorio, a diventare patrimonio collettivo, sfidando pure il tempo della crisi. Qualche giorno fa ho letto anche una statistica del Sole 24 Ore in merito ai contributi che normalmente sono stati erogati nell'anno 2010 per iniziative umanitarie e c'è stata una forte flessione rispetto agli anni precedenti. Per Cuore Amico non è stato così, siamo andati in controtendenza, fortunatamente. Probabilmente ha ragione di questa formula innovativa che si racchiude nelle parole di semplicità e trasparenza. La moneta buona questa volta ha scacciato le monete cattive. I salentini hanno capito che Cuore Amico è un'iniziativa importante e l'hanno privilegiata. Sono 461 i piccoli aiutati in questo decennio e il Salento per loro ha raccolto ben €3.721.000 donando 112 auto attrezzate. Già le auto sabato 16 aprile a Brindisi e domenica 17 aprile in Piazza Duomo a Lecce saranno consegnate le prossime, ma ci sono pure le cifre stilistiche da sottolineare. Concretezza e trasparenza sono da sempre i punti di forza del progetto e di una macchina organizzativa in continuo movimento. E loro rispondono così, con la bellezza di un saluto e occhi limpidi, sempre dignitosi.